dobbiamo vedere una maniera un po' più ampia per poterlo risolvere un po' torto collo per tutta la provincia, perché questa è una situazione o si risolve per tutta la provincia o ognuno purtroppo paga le pene personalmente fino al 2033, quando finirà la convenzione, se non la rinnovano. La rinnoveranno. Appunto. Troveranno il modo per... Però un poco dipende pure da noi. Poco dipende pure da noi. Il popolo dovrebbe... Quando si va a votare si esercita un diritto, il quale diritto però non finisce quando si vota, nel rispetto di quello che ci hanno detto prima di andare a votare. Perché molte volte, quasi sempre succede che la politica cambia in modo totale da prima all'elezione e dopo l'elezione, purtroppo. Diciamo che noi siamo innamorati della liturgia del voto e basta. Vuoi introdurre tu? Ho visto che avevi comunque andavi a ruota libera. Stiamo facendo un discorso. No, così. Perfetto. Allora, buonasera. Buonasera. Tratteremo due argomenti, Acea e Valle del Liri. Non so fino a che punto potremo arrivare, perché abbiamo pochi elementi, era soltanto per formare un comitato unico per tutti quanti. Pensavamo che venisse un po' Pontecorvo la parte sia di sopra, di sotto e un po' mista, se non che Pontecorvo purtroppo si richiude sempre in poco quattro persone. Credo, questo è un tassello, poi se ognuno di noi informa, perché per esempio io so molta gente interessata ad argomento. La prossima volta vorranno di più, sicuro. È pur vero che se noi abbiamo informazioni... Io per certe cose sono sempre un po' pessimista, sull'armiamoci e partite. E mi pare che la gente voglia stare sempre un po' al balcone, aspetta sempre le grazie altrui. Però voglio essere ottimista stavolta. La gente deve essere consapevole, perché purtroppo loro ci stanno andando per cento di No, aspetta, il dibattito poi lo possiamo fare dopo. Adesso io faccio l'introduzione, mi limito a quattro, soltanto alle presentazioni, non voglio andare oltre. Allora, da Cassino si è scomodato, addirittura, De Santis Renato, che gli fa vabbè, è una vita che sta combattendo contro la CEA. Da solo, non so, anche c'ha qualche collaboratore, qualche amico che lo aiuta. Certo, su una cittadina di 50.000 abitanti o più, 35.000. Praticamente si ritrovano in due o tre persone a combattere, insomma, anche perché senza il supporto dell'amministrazione comunale non si va da nessuna parte, e lo vediamo. C'è sta nessuno, manco un vigile fra le tante cose. Un ex dipendente. Quindi per la parte della CEA ci illustrerà proprio in termini terra-terra, diciamo, ma visto che noi non siamo dei tecnici e quindi non ci possiamo allargare troppo, Renato, mentre per il fatto del fatto della Valle dell'Iri c'è l'avvocato Caserta che ci dirà qualcosa in riguardo. Va bene, poi c'è anche l'amico Agostino che è molto ferrato su queste cose, si è documentato e quindi ci illustrerà anche qualche cosa in merito. Do la parola a Renato.